tavolo tecnico e comuni verso una direzione, relativa al costo dei servizi rifiuti, ossia ogni comune pagherà il giusto. Ma questa è l'indicazione che noi abbiamo avuto da parte dell'Assemblea dei Sindaci che abbiamo convocato a Castellamonte ed è una delle tante ipotesi che cerchiamo di avallare per andare a definire quanto, diciamo, la normativa del DPR 158 del 99 dà dei parametri. Questa è una cosa molto importante perché poi i piani finanziari servono ad ogni singolo comune per andare a redigere il proprio bilancio di previsione e quindi è un passaggio obbligatorio che il tavolo tecnico per conto dei comuni deve fare in modo poi da avallare attraverso l'assemblea dei sindaci convocata dal consorzio quello che è il piano finanziario da andare a ripartire comune per comune. Per arrivare a questo obiettivo ci sono delle schede di verifica. Ma allora, qui cosa abbiamo fatto? Noi a partire dal 2014, quando siamo andati proprio in quell'assemblea, abbiamo rimarcato la necessità di riuscire a ricondurre i costi ad ogni singolo comune. Questo perché? Perché il DPR lo chiede, ma poi anche perché ci sembrava la maniera più corretta per andare a ripartire con dei criteri oggettivi e quindi fatti effettivamente sull'analisi dei costi. Questa cosa ad oggi è stata fatta grazie a Tecnoservice perché? Perché Tecnoservice oggi ha fatto le relative schede comune per comune andando a ripartire sulle stesse gli orari, il numero del personale, il numero dei mezzi e quindi analizzando effettivamente quant'è il costo del singolo servizio. Quindi i comuni andranno a verificare queste schede e poi cosa accadrà? Allora, cosa accadrà? Accadrà che il tavolo tecnico si riunirà di nuovo e sulla base di queste schede che a loro volta, giustamente come ha detto, sono state verificate da ogni sindaco o da qualche amministratore del comune, si andrà a fare questa verifica e si andrà a valutare la parte mancante. Cosa vuol dire? Vuol dire che se oggi noi ipotizziamo, dati alla mano, che queste schede diano un importo di 6 milioni e 2, noi abbiamo ancora una parte di costi che non possono essere ad oggi imputati ad un singolo comune e quindi c'è ancora questa piccola fetta che rispetto all'anno scorso si è ridotta a 1.860.000 che va ripartita in che modo si vedrà a livello di tavolo tecnico se sui cittadini o sugli utenti o sulle utenze che nel frattempo i comuni ci hanno comunicato. Se da un lato questo comporterà un calo per alcuni comuni, per altri piccoli potrebbe esserci un aumento. Indubbiamente ci sarà un aumento che sarà dovuto in particolare da due situazioni. Allora, la prima è il fatto che comunque quei comuni sono obbligati a passare al porta a porta e quindi al modello OA, O B o C o D, che sono i vari modelli in cui la nostra parte dei comuni sono già o passati o devono passare. Questi modelli sono quelli che nel lontano 2006-2005 i vari sindaci avevano approvato e avevano accettato come modello da applicare nel proprio comune. Faccio un esempio: la Val Chiusella era stata, diciamo, da parte di tutti i sindaci avallato come modello A e quindi di per sé quel modello lì va fatto su tutti i comuni della Val Chiusella. Poi c'è chi è già passato, chi sta passando e chi è invece, tra virgolette, deve farsene di questa cosa una, mi viene un po' una cosa, una forzatura, un po' una ragione, che però logicamente porta a una cosa, porta sì che oggi non si può entrare in merito a quella scelta, perché se no vorrebbe dire concedere la possibilità di scegliere a qualcuno oggi e qualcun altro di non poterlo fare, ovvero quelli che magari già dal 2003-2002 avevano fatto la scelta del porta a porta. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che una parte dell'aumento avviene perché si passa da un tipo di servizio stradale al porta a porta e quindi sulla base di quello i costi aumentano perché purtroppo, come ho già sempre detto, l'unico margine che i comuni, i sindaci, le amministrazioni hanno per riuscire a contenere questi costi è quello di spingere nel proprio comune i cittadini a differenziare, perché meno rifiuti i cittadini portano in discarica o presso gli impianti di termovalorizzazione e più uno riesce a contenere il proprio piano finanziario, tenendo in considerazione che il piano finanziario è composto da due componenti. Che una è il costo del servizio,
E questo purtroppo è quella che noi oggi purtroppo andiamo a dividere, e andiamo a dividere una cifra di 8 milioni e 35. L'altra parte che compone il piano finanziario sono gli smaltimenti, che è la parte dove noi possiamo incidere e dobbiamo incidere.